Allora, riprendiamo da questo piccolo inconveniente, ragazzi, va meglio. Allora, abbiamo detto che i flettenti sono tutti uguali, quindi io devo illerare il flettente inferiore, così funziona, no? Quindi anche nella funzione della qualifica, perché tiro più la corda di sotto e quindi minimo di potenza in più deve avere il flettente inferiore, ancora di più, a maggior ragione, nell'arco nudo dovrò avere teoricamente, più forza nel flettente inferiore, no? Perché il flettente inferiore, essendo più duro, le forze si distribuiscono e vanno a caricare di più il flettente superiore. E quindi dovrò indurire il flettente inferiore. Quindi si deve sempre indurire il flettente inferiore, teoricamente. Allora, come risolvo l'enigma? Allora, intanto tutta questa storia del Taylor è già sopravvalutata alla messa a punto, ma quella del Taylor poi è ultra sopravvalutata. In effetti, a cosa serve il Taylor esattamente? Perché poi il Taylor serve a, in concomitanza con il punto di spinta sull'impugnatura e il punto di incocco, a rendere gli allineamenti assiali con la freccia il più possibile in linea. È questo che è. Quindi, oltre a far chiudere i due flettenti, che poi lì è ancora da decidere nell'arco nudo, perché avvengono delle cose strane nell'arco nudo, perché abbiamo molte più distanze, abbiamo solo un punto di presa, abbiamo un punto di presa che varia come minimo di 5-6 cm, quindi le cose sono molto variabili. Quindi si dovrà poi trovare dei compromessi, ma le vedremo. Cosa vi serve il punto di spinta, il tiller? A mettere insieme punto di spinta della griglia, punto di incocco e potenza dei flettenti e equilibrio della potenza dei flettenti, in modo tale che la spinta sia sulla freccia sia lì. Senza andarci a cercare rogne sul tiller dinamico, perché si possiamo fare mille prove, anche misurare con un dinamometro, con la presa di 5 metri, con la presa di 20 metri, con la presa di 30 metri, con la presa di 40 metri e con la presa di 50 metri, quanto tira, misurare al nostro allungo, che poi l'allungo sarà sempre comunque variabile. Perché siamo più corti a 5 metri e siamo più lunghi a 50 metri, quindi una cosa non è semplice da misurare. Si potrebbe fare una cosa scientifica di quel genere, non dico che non si può fare. Però i benefici non sono tantissimi. La cosa primaria da fare è mettersi a 18 metri, 15-18 metri davanti a un bersaglio, mirare, e questa volta mirare proprio consciamente, questa è l'unica volta forse che assolutamente dovete collimare consciamente con il bottone sul centro del bersaglio. Mettete la vostra grip come la mettete di sotto, mettete il bottone, il pezzo del bottone sul centro del bersaglio e lentamente tirate e andate in ancoraggio. Ok? Se l'arco si sposta verso l'alto, dovete aumentare il flettente superiore. Se l'arco si sposta verso il basso, dovete aumentare il flettente superiore o viceversa. Diminuire. Allora, quello che interessa a me preliminarmente è quello di avere un'azione di tiro lineare senza tentennamenti, non mi devo più preoccupare che si sposta mentre tiro, io devo concentrarmi sulla mia azione, l'ho detto che è molto importante, sull'allineamento delle forze. Vedremo poi quando parleremo di tecnica come una volta arrivati all'ancoraggio inizia il tiro, no? Quindi io devo avere un allineamento perfetto, non devo avere tentennamenti, l'arco non deve muoversi da nessun alto verso il basso, deve stare là, arrivare all'ancoraggio, poi una volta all'ancoraggio
angeli dovrò fare questo famoso trasferimento di forza dalle forze che ho usato per tirare la corda a forze più interne per poter allineare queste mie forze di spinta e trazione sul piano verticale in modo ottimale, e poi ovviamente rilasciare la corda, la freccia avanti, eccetera. Quindi l'azione di tiller, l'azione di verifica e di messa a punto del tiller, io direi che è molto meglio farla unicamente così. Quindi la mia sensibilità, che è poi quella che conta, no? Se io non ho nessuna sensibilità, non mi accorgo di niente, tengo a zero, lo tengo come lo vesto, cioè faccio solo attenzione che non sia completamente sballata, magari mi sballo, quindi lo tengo a zero. Se io invece sono un bravo tiratore, ho una tecnica adeguata e ho questa sensibilità, per cavolo se mi accorgo se il tiller non è messo bene per me. Perché il tiller dipende da tantissimi fattori, non è uguale per tutti. Dipende da come spingo con l'impugnatura, da come mi serve a me l'impugnatura. A me l'impugnatura serve che io devo avere, guarda un po', il punto di spinta qua, perché si deve allineare con quest'osso, e quando tiro i miei segmenti ossei sono allineati, cavolo, devo essere allineati. Poi ci penso io, con i miei muscoli dorsali, a allineare le forze in gioco. Ma qua io devo avere un punto di spinta che sia ortodosso e ortogonale ai miei segmenti ossei. Funziona così, è una questione anche meccanica, no? Oltre che un'arte. Quindi la mia messa a punto vale perché io ho bisogno di un'impugnatura in cui io mi sia soddisfacente. Straordinario l'arco, il nero smart riser, perché l'impugnatura, non so, l'hanno provata sulla mia mano, è perfetta. È perfetta perché è perfettamente centrata con il mio punto di vista. Quindi non ho più avuto bisogno di modificare granché, no, ho solo smussato un po' l'angolo dell'impugnatura per avere un... Al contrario dell'olimpico, che l'olimpico può mettersi perfettamente allineato con tutti i suoi segmenti ossei, l'arco è un pochettino più disagiato da questo punto di vista. Quindi l'impugnatura per olimpico non va bene per l'arco nudo, non va bene perché adesso si usano queste impugnature con gli angoli messi al contrario. Io ho bisogno di un angolo più ortodosso proprio per il tipo di tiro, che è sempre un po' chiuso, no? Un po' chiuso tra virgolette, perché poi quello che importa alla fine della fiera sono le forze che devono essere allineate. No, ecco perché dico che il tecnico deve conoscere il tecnico. A me quante volte hanno detto, ma non sei allineato, sei tutto stoffo. Ma facevo tutti 28 e 29. Ci sarà stato un perché, ecco, il perché, e poi sono diventato anche curioso su quello che stava capitando a me, e io allineavo le forti in gioco, guarda che le frecce non vanno per miracolo. Ecco, ripeti solo così il concetto. A palvociate non sento. Ripeti il concetto per cortesia. Allora, tu miri con la punta del bottone quella con la molla. Sì, questo. Quindi senza frecce in questo caso, perché sennò non. Certo, senza frecce. Poi miri lì, apri. Faccio un'azione di tiro come si tirare. Va su, vuol dire che sta tirando di più fattente su e lo mollo. Certamente. Oppure, se va giù, oppure vuol dire che devo mollare questo che sta tirando. Oppure al contrario. Oppure è logico che devo avere la sensibilità per sentire. Se sono un bravo arciere, medio arciere, medio, per quello che serve la messa a punto, perché se non lo sento non mi serve. Se lo sento, mi serve. Perché devo togliermi questo problema. Il connubio di punto di spinta. Il connubio. Punto di spinta dell'impugnatura, potenza, equilibrio di potenza di flettenti, qualunque essa venga fuori alla fine, punto di cocco, deve far sì che quando abbiamo un punto di cocco più basso possibile siamo nella condizione migliore. Diciamo un paio di prove e ci accorgiamo. Diciamo che nell'arco nudo anche 3 ottavi di pollice sono. Però scusa, al variare del tiller
varia anche la posizione chiaramente del punto di incocco. Certo, se, ovviamente sono in fase di messa a punto, non ho fatto il punto di incocco saldato con l'acqua, avrò messo un po' di qualcosa che non troppo stretto posso, se un attimo dimmi. Il diametro della freccia incide poi sull'altezza del punto di incocco in base a... Un'ottima domanda questa, un'ottima domanda. A come si incide il diametro della freccia? Come si incide? Molto spesso rispondo subito a questa domanda perché è una cosa che non viene presa molto in considerazione. Il punto di incocco normalmente viene fatto sulla cocca. Sulla cocca, e no, la cocca non c'entra niente. Il punto di incocco si deve fare sul diametro della freccia. Quindi molto spesso io faccio un punto di incocco che è bassissimo, è altissimo, ma però sto usando delle frecce da 23 e il punto di incocco ce l'ho giusto, non ce l'ho sbagliato. Quindi ricordiamoci sempre che quello che è in gioco, noi purtroppo con la squadretta misuriamo dove va a inserirsi la cocca, ma normalmente la freccia è sempre più grande della cocca, quasi sempre, alle volte ci sono delle cocche grandi. Però ricordiamoci che, ho fatto bene a ricordarlo, quello che è passato di mente, che la messa a punto del punto di incocco si deve fare tenendo in considerazione il diametro della freccia. E questo è poco conosciuto dalla... Dimmi... Ma col bottone, se io miro il centro, non collimo il movimento che sale e scende? Cioè io tengo il ballo, vado a via da collimare. Tieni, se te devi avere una sensibilità e mentre tiri ti accorgi che la mano si sposta. Certo, te non la devi tenere la ferma e tirare e tenerla ferma. Tiro e ti accorgi che la spalla sale o la spalla scende. Se ho questa sensibilità, c'è il tiro da volare. Poi anche se proprio puoi fare due chiusi con un tecnico con due telecamere che sopra e sotto che così vedete che non ci sia anche spostamento della mano. E la mano sulla corda sotto cocca? La mano sulla corda quando si prende si... La mano, diciamo dopo il tempo, non è che ha grossa importanza dove tiene la mano. Diciamo che no, scusa, ha importanza c'è la mano. Mettila a 25 metri, dove è un compromesso per il tuo tiro. Se te fai solo 18 metri, 18 metri. E fai tutto a 18 metri. Se invece io faccio tiro di campagna, 25 metri. E così ho un compromesso per capire cosa sta succedendo. Sul 3D quindi si sì, 18 metri. Facciamo. Anche lì bisognerebbe aprire un capitolo, no? Perché alla fine una volta si diceva che le gare si vincevano alle lunghe distanze, quindi bisognava mettere a punto l'arco più per le lunghe distanze che per le corte distanze. Adesso, buonanotte, adesso bisogna fare i 6, e i 6 non si fanno a 50 metri, non si fanno su 60-40, i 6 si fanno sui pidocchi. Io da 5 a 10 metri ho 6 pidocchi, 6 per 3 fa 18, ho 18 frecce da tirare, che teoricamente dovrei fare 6. No, 15 no. 17, va bene così. 17 frecce. No, 15. E intanto queste 15 voglio vedere. Però se in effetti la messa a punto per l'antere field è più portata a stare un pochino più bassa, come si diceva, no? Una volta. A mio modestissimo e umilissimo parere, perché in effetti bisogna fare 6 lì, cioè il 6 in Cuba alla fine, cioè, già se ne fanno pochi, però si fanno le porte i 6. Se io ho una su nell'anno, ho una visuale da 60, 18 metri, io devo fare 18, non posso non fare 18, o 17. Se io faccio 13 o 14, non sono destinato a energia. Quantomeno 3-5, quantomeno. Quanto c'è? 3 gialli, è già bello. Diciamo per un tiratore medio alto, poi va bene, è logico, si cerca di fare il miglior possibile in tutti e non fare il 50. No.
tiller. Quindi abbiamo scoperto alla fine che il tiller è sì, molto importante, ma anche alla fine tutto sommato non di questa rilevanza strategica. Quindi alla fine cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo a punto il nostro arco in modo tale che i due flettenti siano più o meno equilibrati, e per equilibrati in modo dinamico ce l'ho perfettamente equilibrato, perché se io non mi sposto, la mia sensibilità mi permette di non spostarmi arrivando all'ancoraggio, cavolo, state sicuri che sono equilibrati per me, perché entrano in gioco molto il punto di spinta. Non importa che i due flettenti siano più o meno carichi, dove vogliamo, nel 99% dei casi deve essere più carico quello solo. Però per me, per come impugno l'arco, per come tiro l'arco, così, così dovrà essere. E così sarà. Brace. Boh, una volta che abbiamo messo a punto il tiller, possiamo mettere in punto. Ah sì, molto interessante. Benissimo, ora non ancora abbiamo fatto niente, eh. Non abbiamo ancora fatto niente, ma dobbiamo fare due volte. Allora non abbiamo ancora fatto niente, dobbiamo ancora scegliere le frecce, scegliere le prese. Dobbiamo ancora andare a comprare le frecce. Devo comprare solo l'altro, adesso la freccia non l'ho messo. Stabilire il punto di incocco ottimale e il prezzo ottimale. Allora, intanto l'arco nudo è molto avvantaggiato nella scelta delle frecce, perché al contrario dell'arco libero di Gantrica, che è vincolato alla lungo amo, quindi ha ad avere un lungo per forza di un pollice e tre quarti, eccetera, eccetera, sapete benissimo di cosa stiamo parlando, l'arco nudo se ne frega. Se la freccia esce di un po', cioè non di tanto, ma di un po' può uscire. E quindi possiamo molto facilmente lavorarci sulla lunghezza della freccia, no? Perché è importantissimo, è basilare, è la cosa più importante di tutte è scegliere la freccia giusta. È importantissimo scegliere la freccia giusta per il nostro modo di tirare. È logico che la nostra freccia sarà giusta a maggior ragione se abbiamo una tecnica ripetitiva, un pochettino affinata. Perché, e non lo dico io, lo dicono le tabelle ISO, lo dice il software per le frecce, da rilascio morbido a rilascio duro, con tutte le normalità che ci sono, ci sono tre spine, da 780, 720 a 680, solamente dal tipo di rilasciatore. Oh, non lo dico io, lo dice il software della ISTRO. Quando sul software della ISTRO selezionate che tipo di rilascio avete, provate a selezionarli morbido, poi normale e poi duro. Cavolo, ma lo spine cade un sacco di mezzo. E allora che frecce precompro se io non ho un rilascio adeguato? Quindi anche lì la tecnica, ovviamente, un minimo di tecnica di base è essenziale per poter fare una messa a punto decente. Ma abbiamo detto che ce l'abbiamo questa tecnica di base. Quindi possiamo prendere le frecce un pochino più lunghe e poi scegliere una punta adeguata. Allora, io da arciere sono dell'avviso che nell'arco nudo il FOC deve essere del 16% o più. Quindi al massimo, se abbiamo delle ACE, per esempio, che l'ACE visto dice che il massimo è il 16%,
io voglio 17%. Non ve lo sto a spiegare, sarà un ulteriore di un altro seminario. Parleremo del poker, per cosa c'entrano queste percentuali, cosa vanno a variare. Sappiate che più il foco è alto, più è. Scusa. Tanto per cominciare. Cos'è il foca? È la percentuale di spostamento verso la punta del peso della freccia. E deve essere la prima. Ma ne parleremo più. Per adesso abbiamo questa. Quindi io nella scelta della punta dovrò tener conto che dovrò avere una punta pesante. Allora, come minimo non si può scendere sotto i 90 grammi. A meno che non tiriamo a 18 metri. Ma siccome a 18 metri è meglio avere punte più pesanti, perché tanto male, visto che tiriamo da vicino, facciamo che avere punte da pesanti per tutte le distanze che non servono. È vero che punta pesante, freccia calante, così si usa dire, però punta pesante, più precisione, più rosata stretta, più sicurezza nel tiro, più affidabilità, so cosa sto facendo, so cosa sta succedendo, con la freccia leggera non so mai cosa sta succedendo, non c'è perdono. Quindi l'arco nudo già è difficile da manovrare, non devo crearmi delle rogne irrilevanti, avere una punta della freccia di meno di mezzo grammo più leggera, un quarto di grammo più leggera, ma cosa mi serve? Zero. Punta da 100 grammi, andiamo su, sicuro. Punta da 100 grammi, voglio una punta da 100 grammi, benissimo, io prima scelgo la freccia, poi faccio la messa a punto, non come fate tutti voi, che prima fate la messa a punto e poi cambiate le frecce, no, prima scelgo la freccia, ci penso 100 volte, scelgo la freccia e poi faccio la messa a punto. Bene, metto la mia punta, la taglio, ho l'allungo a 27,5, la taglio a 29 e sposo. Poi ne taglierò un pezzettino alla volta finché non troverò le cose adatte, lo spine adeguato. Come lo trovo lo spine adeguato? Allora, intanto per l'arco nudo va benissimo il test delle spennate, invece va malissimo il test della carta, che già va malissimo per l'Olimpia, per l'arco nudo. Secondo me c'è solo una persona al mondo che può fare il test della carta, che possono fare il test della carta come l'arco nudo. Tre, va? Io no, quindi neanche io sono in grado di fare. No, troppe variabili, o dare dei perfetti risultati e un attimo dopo non ci capisco più. No, eliminiamo il test della carta, lasciamo stare. E eliminiamo anche tutte le messe a punto fini per l'arco olimpico, quelle sono per l'arco olimpico. Lasciamo perdere camminate, non camminate, test del brace, test del punto del center shot con la L rovesciata, basta leggere in giro, c'è di tutti i test delle spennate, tre impennate e tre spennate, non una, vedo tutti che tirano una spennata, allora io tre spennate, oh, non siete bravi, tre spennate, diciamo. Impennate e spennate, e si comincia a mettere a posto il punto di corpo. La rosata delle tre spennate più alta, altro punto di incontro. La rosata delle tre spennate più bassa, abbassa il punto di incontro. E cominciamo a mettere a posto il punto di incontro. La rosata delle spennate, no, speriamo di no che non sia andata tutta a destra.
deve essere andata a sinistra, come minimo, se no sono tagliato, ho sbagliato. Poi riporto le frecce, perché ne ho tagliate sono 6, non 12, quelle 6 le devo metterle, perché è logico, perché non posso, le ho già tagliate belle lunghe, perché se sono morbide sono rovinate. Abbiamo detto che non voglio né aumentare le lunghe del muscolo. Quindi o ci ho indovinato, e va bene, me le trovo un pochino più lunghe, o devono essere a sinistra le spennate, perché eventualmente posso aumentare un po' la mia potenza dell'arco, modifico ovviamente tutte e due i flettenti, aumento la potenza un pochino la potenza dell'arco e vado a aumentare la potenza, di conseguenza ammorbidisco le frecce. Ok? E da qua ci siamo? Ultimo. Vabbè, poi abbiamo registrato tutto, te lo puoi vedere con calma, anche a rallentino, anche al rallentatore, e poi filmato serve. E poi vedi, meglio delle diapositive, no? Le diapositive fa cagare, cioè io ho un seminario che proietto le diapositive, manco ciò. Però scusa, se ti vanno a destra, che sono morti, sì. E tu l'hai tagliate due pollici no, e mezzo scusa, più lungo. Grazie, ma perché il gioco è. No, se, essendo davanti a te, aspetta. No, ok. Quelle le tagli. Vedi, le finalmente ho detto la mancata e. No, gli ho detto. Devono essere a destra, in modo tale che le posso reggere. Ok? Meglio se. Per i mancini. Meno male che c'è il cammino. O l'ho fatto apposta per vedere se eravate attenti. Non eravate così attenti, però mai c'è. Benissimo. Sperando che sono un pochino morbide, le taglio ancora di un centimetro, le taglio ancora di un centimetro, finché faccio rientrare finalmente le faccio. Se ho azzeccato l'acquisto, che tutto più o meno va bene, spennate, impennate a 18 metri, 15, 18 metri sono così. Ok? Alla fine, se c'è una buona. Oh, se non riesco a far niente, perché come arciere faccio una gara, e mi devo accontentare. Se no, alla fine vi assicuro che dettaglio un pezzettino per volta, alla fine va bene. Ma scusa, se non uso le spennate, che le frecce vanno comunque dritte, cioè quando. E lo so tesoro, ma io devo avere un sistema per capire quando lo spine della mia freccia è corretto. E l'unico test affidabile per l'arco nudo è il test delle spennate. Posso capire che poi dici, ma se le spennate vanno tutte nel centro uguale alle impennate, uso solo le spennate. No, perché oltre i 18 metri puoi vedere alle spennate, diventa più duro. È meglio tirare l'impennata, ma devo capire se lo spine è corretto. Lo spine è corretto perché i nodi delle frecce, sapete, la freccia scodinzola per ben tre nodi, è un'onda sinusoidale, per effetto, ne parleremo poi magari in separata sede, su questo, i due nodi che sono sempre a zero, di un'onda sinusoidale, devono essere poi quelli che sono perfettamente perpendicolari al sasso. E nonostante lo scodinzamento, i due nodi della freccia devono andare perfettamente verso il bersaglio. E questo, questa messa a punto poi dei nodi delle frecce, fine, la farò poi col bottone di pressione. Il bottone di pressione servirà per l'appunto per quello, per la messa a punto del volo della freccia. Ok, e fin qua ci siamo. Fino adesso il bottone come ha messo per fare queste cose. Okay. Il bottone diciamo deve essere messo con la bolla media, diciamo che alla fine poi della fiera io devo avere una bolla media e il bottone l'ho usato per farle andare nel centro, perché purtroppo solo quello, però ti accorgerai che se le frecce sono giuste alla fine io ho un bottone medio con la bola media e potrò spostarle dal mio centro, poi lì anche dipende da come io traguarderò l'arco, come mi diceva prima.